Ora è rimasto paralizzato in una sparatoria a Roma. Eccomi qui a raccontare di me sperando di poter essere d'aiuto a chi ha dovuto far cambiare rotta i propri sogni. Non smette di combattere e di stupire Manuel Bortuzzo che a nove mesi dall'aggressione a colpi di pistola a Roma che gli ha causato la paralisi degli arti inferiori, raccoglie le sue emozioni e le affida alle pagine del libro Rinascere, l'anno in cui ho ricominciato a vincere. Sono uscito dall'ospedale dopo appena due settimane di ricovero, un record, ma non per me, sono sempre stato abituato a dare il massimo e l'ho fatto anche in questa circostanza. Al periodo della riabilitazione Manuel dedica gran parte delle 176 pagine, colme di dolore e gioia, di sconforto e determinazione. Era un neonato incapace di muoversi da solo, privo anche dei minimi requisiti di autosufficienza. Non solo non riuscivo ad alzarmi, non ero nemmeno in grado di girarmi su un letto. Mi sono sentito veramente un uomo a metà, mi veniva da piangere. Non era solo sconforto, c'era anche tanta rabbia. Da giovane promessa del nuoto italiano, Manuel si è trovato ad appena 19 anni su una sedia a rotelle. Non posso credere di essermi davvero ridotto così, mi dicevo. Non posso passare tutto il resto della mia vita in queste condizioni. Non ho nemmeno vent'anni dalla rabbia alla determinazione alla rinascita. I primi giorni l'obiettivo era mettermi a sedere. Sembra una cavolata, ma non lo è affatto. Ho dovuto sudare sette camicie per riuscirci. Il passo successivo era imparare a passare dal letto alla carrozzina da solo. Sarei stato in grado di scegliere autonomamente quando e se mettermi disteso, conquistandomi la libertà.